vorrei salutare gli ospiti che si sono aggiunti, vorrei salutare il rettore dell'Università di Catania, il professore Pignatore, che ringrazio per la sua presenza, perché questo convegno è stato anche costruito avendo a monte la sua disponibilità. Grazie. Vorrei ringraziare il preside di Lingue, il professore Nunzio Zago, il senatore Giovanni Mauro, il sindaco di Pozzallo che ha accettato amabilmente il nostro invito, il responsabile per la Sicilia e per le sedi italiane di Unipegaso, il professore Di Carlo, il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Iacono, che ringrazio per la sua presenza, l'assessore Martorana, Salvo Martorana, in rappresentanza del sindaco di Ragusa, la consigliera Sonia Migliore, che ringrazio per la sua presenza. Do immediatamente la parola al professore Domenico Cersosimo, professore di economia applicata presso l'Università, presso l'Università della Calabria. È arrivato il presidente Cataldo Salerno della Core di Enna, che ringrazio per lo sforzo che ha fatto, perché venire muoversi in Sicilia è più complicato che far crescere l'università in Sicilia. Bene, darei la parola al professore Cersosimo, che continua la presentazione dei dati iniziato con Viesti e che ci dà appunto ora il quadro legato alle immatricolazioni e ai percorsi dei giovani universitari. Grazie molto Giorgio. Grazie dell'invito, sono davvero contento di essere a Ragusa. Ormai è un po' di anni che frequento questa città straordinaria, che ogni volta la trovo affascinantissima e trovo delle persone straordinarie. Io sono molto in imbarazzo stamattina perché non mi si sente, non so che fare, gridare, che posso fare? Ma così va meglio? Adesso, pronto, mi sentite? Vi giuro che sto parlando in alta voce. Adesso proviamo con questo, vediamo un po', ecco qua. Ok, adesso sono quasi una conferenza stampa del nostro Premier, d'accordo. Allora, io sono un po' in imbarazzo, un po' in difficoltà stamattina perché insomma affronto una prova non facile. Alla mia sinistra c'è il mio direttore di dipartimento, quindi devo stare molto attento alle cose che come la cavo, diciamo. Io molto rapidamente parlo di tre punti, diciamo. Da un lato vedere come sta andando l'università sotto il profilo degli immatricolati, chi si iscrive all'università, come si muovono gli universitari, i ragazzi italiani, tra le aree territoriali del paese, tra i corsi di laurea, e poi rapidamente una cosa sulle carriere, che in parte già accennava Gianfranco Vieste e che io riprenderò. Allora, purtroppo vi devo dire che racconterò una storia, una piccola storia, molto in discesa. Va quasi tutto verso il basso, purtroppo. Gianfranco vi ha dato un quadro macro sulle difficoltà dell'università italiana, in particolare di quella meridionale. Io purtroppo dovrò continuare su questa scia, diciamo, delle cose che purtroppo non stanno andando benissimo. Allora, gli immatricolati. Io ho tutti i grafici, quindi ne farò meno possibile, ma stiamo lavorando molto con Gianfranco ed altri. È un grosso team di ricerca con la Fondazione RES, quindi a dicembre, 10 dicembre, si presenterà questo rapporto di ricerca a Palermo e poi all'inizio dell'anno ci sarà un libro. Ok. Qui sono gli andamenti degli immatricolati dal 2003 al 2003-2004 al 2014-2015. Okay. Vede, c'è una decrescita forte, prolungata e diffusa. Vedete? Il Mezzogiorno è quello che ha la decrescita più elevata. Nel 2003-2004 si immatricolavano 136.000, vedete la linea più in alto, 136.000 studenti all'anno, e arrivano a 99.000, quindi perdono moltissimi immatricolati, moltissimi.
perde abbastanza anche il centro, che è la linea più in basso, da 70 a 53 mila, e perde pure il nord, quindi diffuso, perde pure il nord, ma in misura meno rilevante. Anzi, a un certo punto, come vedete, gli immatricolati del nord superano quelli del sud. Dal 2012-13 sistematicamente il nord ha più immatricolati, residenti al sud, al nord piuttosto che al sud. Quindi c'è una sorta di slittamento del baricentro degli immatricolati per residenza. Mentre prima erano prevalenti nel nostro paese gli immatricolati residenti nel mezzogiorno, adesso sono soprattutto al nord. Questa non la vedete. Queste sono le differenze sotto il profilo territoriale. Vedete, se nel nord, quarta colonna, l'ultimo numero, se nel nord, se nel paese è un quinto la riduzione di immatricolati, il 20,4%, nel mezzogiorno, sempre tra il 2003 e 2004, la riduzione del 27%, quindi è di gran lunga più alta. Vedete, nel nord è appena l'11%, quindi vedete questo processo che chiamiamo di rideslocazione territoriale degli immatricolati, questo scivolamento dal sud verso il nord. E anche l'incidenza, vedete, la colonna successiva, mentre l'incidenza del 2003-2004 del sud era pari al 42% circa degli immatricolati residenti nelle regioni del sud, 12 anni dopo arriva al 38%, mentre il nord, che era al 36%, va al 41%, diciamo. Quindi, primo dato, calano molto gli immatricolati nel nostro paese, in tutto il paese, decrescono al nord, decrescono al centro e decrescono al sud, ma al sud decrescono molto di più. Oltre la metà, il 55% della crescita è attribuibile al sud. Dunque, l'appealing, l'attrazione dell'università da parte del sistema universitario italiano, da parte per gli studenti, sta decrescendo nel tempo. E questo è preoccupante, lo diceva prima Gianfranco Viesti, perché nel nostro paese i laureati sono molto meno che in altri paesi. Pensate, nella fascia d'età 30-34 anni, che è la fascia di riferimento normalmente, nel nostro paese ci sono grosso modo 22-23 laureati ogni 100 di 30-34 anni, in altri paesi c'è il doppio dei laureati, in altri paesi il triplo e così via, quindi c'è un ritardo molto forte, e soprattutto nel mezzogiorno. Quindi tutto questo è molto preoccupante. Questi sono gli immatricolati per disciplina, che qui non ve le faccio vedere, è inutile che ci perdo tempo, ma perde moltissimo le discipline sociali, quelle che perdono di più, si dimezzano quasi, perde molto la disciplina umanistica, perdono anche le discipline scientifiche, ma meno degli altri, perdono abbastanza anche le discipline mediche, un po' meno in Sicilia, come vedremo, ma c'è un calo generalizzato a tutte le discipline. Crollano di più le discipline sociali, crollano di più le discipline umanistiche, ma purtroppo anche le discipline mediche e scientifiche sono in calo. Perché tutto questo calo? Ecco, perché il calo degli immatricolati? E qui c'è una prima spiegazione. Vedete, là è quella linea, io sono daltonico, arancione, che sarà rossa, vedete, quella seconda dall'alto, diciamo, che parte da 60.000. Quelli sono gli immatricolati maturi, quelli che hanno più di 23 anni. Lo vedete, sapete, quando c'è stata la riforma alla fine, degli anni 90, ci fu una riforma, che la cosiddetta 3 più 2, e quando si fece questa riforma si tentò di far iscrivere all'università anche delle persone mature. Ho 30 anni, non sono laureato, ho fatto una buona esperienza in un certo ufficio piuttosto che in un'organizzazione professionale, quei crediti maturati in quell'organizzazione venivano riconosciuti all'università. Quindi c'è stata un'attrazione da parte dell'università di studenti maturi, trentenni, ventiquattrenni, cioè delle persone che si erano diplomati 4, 5, 10 anni prima e che non hanno frequentato l'università. Grazie a quegli incentivi in termini di crediti formativi, molti studenti, in quell'anno 60.000, circa 61.000 studenti, si sono iscritti all'università. Col passare del tempo, anche per delle degenerazioni alcune volte anche eccessive da parte di alcuni atenei, si concedevano in quegli anni alcune volte troppi crediti, anche in riferimento all'acquisizione professionale di questi oggetti, dunque la legislazione nazionale, mentre era stato molto favorevole all'inizio, poi diventò sempre più restrittiva. E questo fenomeno qui, in qualche modo scoraggiò l'iscrizione da parte dei maturi, ed è quello che è successo. Vedete, questi cosiddetti maturi passano da 60.000 a 14.000, quindi scompaiono 50.000, quasi 50.000 di questi
di questi immatricolati maturi. Dunque c'è un crollo dovuto a tutto ciò. Come vedete però non è soltanto gli immatricolati maturi che cadono, cadono anche i diciannoventi, che la prima curva in alto sono gli immatricolati che hanno 19 o meno 19 anni. È la classe d'elezione per gli immatricolati, normalmente uno si diploma e si iscrive all'università. Ecco, quelli lì che non dovrebbero calare, calano anche quelli, e quindi naturalmente è preoccupante non solo perché scompaiono i cosiddetti maturi, ma è preoccupante soprattutto perché sono i diciannovenni a scomparire. Ed è un fenomeno questo tipicamente italiano, adesso questo si vede poco probabilmente, ma se voi vedete, questa è l'Italia, ecco qua l'Italia, vedete, questa astina qui sono gli studenti al di sotto dei 25 anni, questi sono quelli totali, cioè la differenza, che è molto piccola, vedete, sono questi qua alti, sono gli studenti, questa differenza sono gli studenti che hanno più di 25 anni, vedete, solo in Italia e in Francia questa stima è molto piccola, ma è molto alta altrove, vedete, molto alta, qua siamo in Argentina, ma è molto altissima in Australia, alta molto in Irlanda, in Polonia, diciamo. La tendenza a iscriversi all'università da parte di studenti maturi è molto più forte negli altri paesi europei e nei paesi sviluppati. Nel nostro paese invece c'è una scarsissima tendenza ad assorbire l'università diplomati maturi, diplomati che hanno abbandonato gli studi da molti anni. E questo non, cioè c'è stato un boom dovuto a quelle norme, ma poi c'è stato uno sboom, ma questo sboom non è dovuto soltanto al fatto che le norme sono adesso restrittive, ma soprattutto al fatto che c'è un atteggiamento culturale, un modello di università nel nostro paese che tende a non attrarre gli studenti maturi, e questo è preoccupante per tutta l'università. Chi crolla di più? Dal punto di vista di diploma crollano soprattutto i diplomati tecnici. Vedete la linea, la seconda linea, i tecnici passano da 110.000 a 58.000, quindi c'è un forte crollo di chi si è diplomato negli istituti tecnici, reggono abbastanza i liceali, quindi un altro elemento del crollo è il fatto che è meno attraente l'università per gli studenti adulti, per i cosiddetti maturi, ma è poca, comincia a essere sempre, è sempre meno attraente anche per gli studenti che fanno gli istituti tecnici. Quindi nel nostro paese molto, una fetta consistente di ragazzi fanno gli istituti tecnici, ma ahimè, col passare del tempo, col passare del tempo questi ragazzi tendono sempre meno a iscriversi all'università. E questo è molto preoccupante. Questi li saltiamo. Ecco qua. Vedete, un altro motivo che potrebbe spiegare la decrescita è il fatto che si stiano riducendo i diciannovenni sulla popolazione totale. Ed è quello che succede, vedete. I diciannovenni nel nostro paese si stanno calando, ma stanno calando soprattutto al sud. Al nord non stanno calando più, fortunatamente, i diciannovenni. Il nostro paese perde i diciannovenni, ma li perde soprattutto nel mezzogiorno e nel centro. Grazie all'immigrazione, che da qualche decennio ormai sta ripopolando in qualche modo il nord, i diciannovenni sono in crescita al nord e sono in decrescita al mezzogiorno. Vedete, per ogni 100 abitanti c'erano 1,32 diciannovenni nel 2003, siamo arrivati al mezzogiorno a 1,09. Siamo ancora più alte del paese. Grazie al baby boom, alla grande nascita nel dopoguerra, siamo ancora in alto. Ma vedete, c'è una tendenza alla convergenza, mentre centro e nord, il centro cala pure, ma il nord soprattutto si stabilizza intorno allo 0,88, il mezzogiorno sta scendendo. Dunque, uno dei motivi è che stanno calando anche i diciannovenni. Ma quello che più conta è se quando i diciannovenni si immatricolano, non conta soltanto che calano i diciannovenni, di questi diciannovenni, quando si iscrivono, si immatricolano all'università, allora qui il calo è generalizzato, vedete, soprattutto al centro. Per ogni 100 giovani diciannovenni, all'inizio del periodo 2003-2004 se ne iscrivevano i due terzi, 67 su 100, alla fine del periodo solo 50. Nel sud siamo addirittura a 42, quindi ogni 100 diciannovenni solo 42 si iscrivono all'università. Questa è una delle ragioni del calo. Cioè nel passato molti più ragazzi, molti più diciottenni, diciannovenni si iscrivevano all'università, adesso se ne iscrivono molto meno rispetto al passato. E qui dobbiamo indagare perché, diciamo. Adesso ci arriveremo a qualche causa. Si può dire anche, si immatricolano meno perché i diplomati si iscrivono meno all'università. Neanche questo si può dire, vedete, grosso modo, con alti e bassi, grosso modo, è stabilizzato il numero dei diplomati che si iscrivono all'università. Nel centro-nord siamo intorno all'82 ogni 100 diplomati, nel, nel,
nel mezzogiorno siamo a 78, è molto più basso al nord. E questo si capisce anche dal mercato del lavoro, diciamo. Un diplomato del nord ha meno interesse, relativamente meno interesse di uno del sud di iscriversi all'università. Però questa tendenza è più o meno stabile, quindi non è vero che i diplomati si iscrivono meno all'università, si iscrivono più o meno come prima, è vero che stanno calando i diciannovenni, ed è vero soprattutto che questi diciannovenni stanno calando nel mezzogiorno e quindi il calo è attribuibile soprattutto a questo. Ma quello che conta ancora di più è l'incidenza degli immatricolati sui diplomati. Si sente. Ecco, vedete, anche qui purtroppo il grafico è tutto in discesa, adesso i diplomati che si iscrivono all'università sono molto meno. Guardate, guardate soprattutto il mezzogiorno, 8 su 10 si immatricolavano dei diplomati nel sud, adesso solo il 61%, quindi c'è un forte calo. Ok, questo li possiamo saltare. Concludendo sull'immatricolazione, gli immatricolati sono in forte calo nel nostro paese, calano soprattutto nel mezzogiorno, calano perché sta diminuendo la popolazione giovane soprattutto nel mezzogiorno, ma calano soprattutto perché i nuovi diplomati tendono a iscriversi meno all'università. Perché? Qui ci sono varie spiegazioni che non è il caso di approfondire stamattina. Una delle cause è che il valore che si attribuisce alla laurea è molto più basso del passato, gli economisti parlano di over education, cioè si acquisiscono troppe competenze in riferimento a ciò che chiede il mercato del lavoro. I laureati negli ultimi anni stanno perdendo peso in termini di salario, ok? Anche le lauree più eccellenti, tipo ingegneria, medicina, i salari medi dei laureati stanno calando e dunque gli sforzi della famiglia sembrerebbero meno interessanti sotto profilo dell'iscrizione all'università. C'è da dire anche che la crisi economica post-2008 sta riducendo le risorse economiche da parte delle famiglie, in connessione con l'aumento delle tasse sta diminuendo soprattutto tra le famiglie povere, che sono soprattutto del mezzogiorno, l'interesse a iscrivere i propri figli all'università, soprattutto a iscrivere il secondo figlio all'università. Questo ci dicono le indagini, i microdati dell'Istat, che mentre si è disponibile nelle condizioni date a subire, diciamo, a sopportare i costi legati all'iscrizione all'università di un solo figlio, c'è molto più problematico il secondo figlio, mentre al nord tutto questo non succede. Okay. Adesso vediamo rapidamente la mobilità. Vedete, adesso stiamo parlando non degli immatricolati per residenza, ma degli immatricolati per destinazione, cioè dove si immatricolano. Vedete, il mezzogiorno perde moltissima quota, cioè se nel 2003-2004 si iscrivevano nelle università meridionali 119.000 studenti, adesso se ne iscrivono solo 81.000. Il nord invece, vedete, resta più o meno costante. Dunque, una parte sempre più consistente di giovani meridionali che si iscrivono all'università si iscrivono al centro-nord. Quindi perdiamo universitari. Vedete, queste sono uscite dalla regione. Mediamente nel nostro paese un quinto degli studenti che si immatricola all'università si muove. Quindi ogni 10, 2 studenti vanno via. Ogni 100, 20 vanno via, 21 vanno via. Dal mezzogiorno sono 29 che vanno via. Quindi 29 immatricolati su 100 partono dal sud, se ne vanno. E spesso non tornano più. Spesso la prima uscita è l'uscita per sempre. Dal centro escono il 14% e dal nord il 18%. Quindi vedete, più del 10% del sud, dei ragazzi del sud vanno via, ok? L'attrattività invece, che è questa colonna qui, è molto diversa. Noi attraiamo nel sud soltanto meno del 10% degli studenti. Vanno via il 29%, ma ne attraiamo solo il 9%. Mentre vedete, sia il nord che il sud, che il centro che il nord, assorbono oltre un quarto dei propri immatricolati, sono immatricolati che attraggono da altre regioni. Okay. La Sicilia ha un saldo migratorio netto nell'ultimo anno accademico, 14-15, pari a 5.700 studenti vanno via dalla Sicilia. Erano appena 2.400 12 anni prima, si sono più che raddoppiati. Quindi la Sicilia ha un tasso di incremento delle uscite straordinariamente alto. Insieme alla Puglia, che ha 6.380 studenti che vanno via, è la regione italiana che più perde ragazzi che vanno via. Quindi,
va bene, questo è inutile, facciamo vedere. Questo è il saldo migratorio, vedete, tutte le regioni del sud, tranne l'Abruzzo, hanno un saldo migratorio negativo, soprattutto a questo lato del grafico. Vedete quanto invece il saldo migratorio è alto della Lombardia, la Emilia Romagna, la Toscana, il Lazio, il Piemonte, questo è interessante, era negativo nel 2003-2004, è diventato positivo nel 2014-2015, quindi si può cambiare, ma il sud, vedete, è sempre negativo, tutto negativo. La Sicilia, vedete, ha questo boom di deflusso, la linea azzurra, il 2003-2004, è così, più che raddoppia, come abbiamo visto, l'asta, ok? Allora, dove vanno? Ecco, questo è il sud. Allora, vedete un po', vi faccio vedere, guardate questa linea qua. Nel nord il 97% dei residenti si immatricola al nord. Se nasce a Milano, studia a Milano. Se nasce in Veneto, studia in Veneto. Al centro, nel 9 su 10. Se stai nel Lazio, 9 su 10, o nelle Marche, 9 su 10, stanno lì. Se nasci al sud, e sei giovane al sud, solo il 77%. 33 vanno via, 23 vanno via, 23 vanno via. Quindi, vedete, è molto più basso, molto più basso. Cioè, dal sud si va via, l'abbiamo visto prima. Dove si va? Si va per l'11,8% al nord e per l'11,5% si va al centro. Vedete quest'altra cosa qui? Allora, nel sud, siamo tutti meridionali quelli che studiamo al sud, l'università meridionale, appunto di della residenza. Attraiamo solo neppure uno studente su 100 del nord. Solo meno di 2 studenti dal centro su 100 assorbiamo al sud. È molto diverso al nord, vedete. Al nord assorbe il 10% di meridionale, il centro assorbe il 18% di meridionale. Quindi il sud, i ragazzi del sud che studiano, cioè i ragazzi che studiano all'università del sud sono tutti del sud. I ragazzi del nord che studiano all'università del nord sono in larga parte, in una buona fetta, cittadini, ragazzi che vengono dal sud. Okay? E questo è preoccupante. Adesso faccio vedere solo la Sicilia. Che succede alla Sicilia? Dove va la Sicilia? Vedete, i siciliani, faccio vedere sull'ultimo anno, 14-15, i siciliani vanno. Un quinto dei siciliani che escono vanno in Lazio, vanno a Roma soprattutto. Più di un quinto va in Lombardia e il 17% va in Piemonte. Prima andavano soprattutto a Bologna e andavano soprattutto in Toscana. Adesso vanno soprattutto mobilità ancora più lunga. Prima era una mobilità medio-lunga, adesso è lunghissima mobilità. I siciliani sono i ragazzi che vanno più lontano da casa. La spiegazione è facile. Vanno dove pensano di avere delle chance nel mercato del lavoro. Non è un paese civile, per cui un paese che si sviluppa è indifferente dove studi. Puoi studiare a Ragusa, a Catania o a Milano se è un paese che cresce, perché quello che conta è cosa studi e come studi. Un paese che non cresce, malato come il nostro, condiziona dove studia in riferimento alla vita che farai dopo. Dunque un ragazzo che va a studiare alla Statale a Milano piuttosto che al Politecnico di Torino sta pensando a uno sguardo lungo, sta pensando a post quinquennio, non sta pensando all'immatricolazione, sta pensando al suo futuro lungo, non breve. Non è normale in un paese come l'Italia. Lo studio dovrebbe essere indifferente se studio a Cassino o studio a Milano. Su un paese che ha opportunità per tutti, non conta dove studi, ripeto, ma la qualità degli studi che tu fai. E purtroppo non è così. I siciliani sono quelli che più mobili, quelli che vanno più via e quelli che vanno più lontano. Tra l'altro è controintuitivo. Piuttosto che andarsene a Napoli, che è più difficile da raggiungere, con un volo low cost, è più facile andarsene a Linate, andarsene a Bergamo. Quindi i costi sono equipotenziali, diciamo, sono comparabili. E perché andare a Napoli dove hanno problemi simili a Caltanissette, simili a Catania? Vado direttamente a Milano, se non qualche volta all'estero. Quindi questo è un problema grande. Eccoli qua. Ancora continuo ad andare anche in Toscana, in Piemonte, però vedete, quello che crescono molto sono soprattutto la Lombardia. Ok, questo è il mezzogiorno, possiamo evitarceli. Adesso vi faccio vedere invece le province siciliane. Vedete, le più cosiddette sofferenti, le province che si muovono di più, che i ragazzi che studiano meno la propria provincia, sono ovviamente Agrigento, Caltanissetta, la più preoccupante è Trapani, le più preoccupanti sono Trapani e Ragusa. Cioè a Trapani solo un ragazzo su tre che frequenta l'università,
sta in Sicilia. Uno su tre, due su tre vanno via da Trapani. Da Ragusa più di uno su due va via. Cioè, è patologica, sai. È patologica, sai. A Caltanissetta, idem. Cioè, sono, se vedete bene, le province un po' più sguarnite sotto il profilo dell'offerta universitaria. È ovvio che se io mi trasferisco, siamo padri di famiglia, loro no, ma diciamo, se io devo portare mio figlio, forse mai, da Ragusa e trasferire a Catania, i costi di permanenza a Catania non sono dissimili da un'altra città, semmai che poi in futuro offre altre opportunità. Come vedete, invece, sono molto autosufficiente Palermo, Messina, ovviamente, Catania, 84 e così via. E che dove vanno, per esempio, vediamo solo quelle di Agrigento, supponiamo quelle di Agrigento, e quelle che vanno via vanno, come vedete, sempre Lombardia, Piemonte, Toscana. Questo è un classico. Caltanissetta dove vanno? Lombardia, vanno in Lazio, un po' di più nel Lazio, e così via. Però questi dati poi, Trapani dove va? Va soprattutto, come vedete, in Lombardia, in Lazio, e vanno in Toscana. Insomma, questi sono i flussi migratori, ante litteram. Questi lo possiamo evitare, la Puglia, ecco qua. La Sicilia, adesso non parlo più delle regioni di destinazione, ma degli atenei di destinazione. Il Politecnico di Torino è l'università, l'ateneo che più attrae i siciliani. Segue l'Università di Pisa, segue Bologna, la Sapienza, Torino e il Sacro Cuore, la Cattolica Sacro Cuore. Questi sono gli atenei di destinazione. Ok, finisco, perché la cosa interessante di questi grafici che non faccio vedere è che vanno via soprattutto i ragazzi con genitori non laureati. I figli dei laureati restano grosso modo in Sicilia. Vanno via soprattutto i ragazzi con genitori non laureati, in particolare con la madre non laureata, e i ragazzi con un reddito più basso. Anche qui è controindicativa la spiegazione. Un figlio di laureati probabilmente una qualche chance nella matrice sociale locale la trova, perché ha delle risorse familiari nella propria casa che possono consentirgli forse una prospettiva, forse una potenziale prospettiva. Un figlio di una famiglia povera e con ragazze e con genitori non laureati è molto più spinto a partire, ad andare via. Questo è un altro elemento molto preoccupante, perché l'immigrazione, come sempre avviene, è un'immigrazione selettiva che manda via soprattutto i ragazzi meno dotati sotto il profilo delle capacità dei propri genitori. Non vanno via i migliori diplomati, anche questo abbiamo visto, ma vanno via soprattutto quelli di quelle famiglie con redditi più bassi e con famiglie meno scolarizzate. E quindi, come vedete, è molto selettiva, ha ragione Gianfranco, diciamo, è selettiva questo processo di decrescita della nostra università. Ultime due cosette sulla l'età media. L'età media alla laurea è molto alta, ma non differente da molti dei paesi OCSE, che sono i paesi sviluppati. Una laurea triennale, sto parlando della laurea triennale, in Italia ci si laurea a 26 anni e 4 mesi. Si dovrebbero laureare a 21-22 anni, si laurea a 20 anni, che è la media OCSE, non è molto dissimile. Quindi il nostro paese non sta molto sotto, non sta sotto. Certo, si laurea un anno più tardi dei tedeschi, si laurea 2 anni più tardi degli inglesi, ma comunque l'Italia non è patologica, non è patologica. Sta nella media, che è molto alta. Ok. Questa è la media. Prego? Patologica la media. Ok. La quota effettiva, come vedete qua, nei corsi triennali è molto più alta nel mezzogiorno, eccolo qua. E nel centro-nord è alta, è molto più bassa al nord. Al nord si laureano prima, al centro e al sud si laureano molto più tardi. Anche nei corsi di 4 anni, anche nei corsi di 5 anni. Sempre il sud e il centro sono sempre molto più alti del nord. Okay? Okay. C'è un ritardo significativo della laurea nel mezzogiorno. Perché? In parte l'ha già accennato Gianfranco. I ragazzi del sud arrivano nelle università con una dotazione di formazione per una serie di ragioni che adesso non dobbiamo analizzare, un po' più, come dire, più bassa di altrove. Noi pensavamo all'università, nell'università di Francesco e mia, pensavamo, per esempio, gli ingegneri fanno questo test nazionale, quindi abbiamo visto che gli iscritti calabresi, ho fatto per la Calabria, al test di ingegneria erano sempre gli ultimi nelle graduatorie nazionali. Poi abbiamo pensato, forse sono i ragazzi calabresi che studiano in Calabria che hanno
meno, hanno più problemi, vengono da situazioni più difficili, non hanno possibilità di andare fuori, e quindi abbiamo esteso l'indagine sui ragazzi calabresi, non solo che studiavano in Calabria, ma anche che studiavano a Milano piuttosto che a Torino. E abbiamo visto anche lì, erano sempre gli ultimi. Quindi i dati Ocse-Pisa, i dati Invalsi ci raccontano una storia vera, che all'ingresso all'università noi assorbiamo studenti con più difficoltà. Il problema della policy, della politica, è che tutto questo non lo sconda, non lo dice. Nella ripartizione del finanziamento non c'è l'idea che chi alleva uno studente con più difficoltà fatica di più. L'Università di Catania, l'Università di Arcavaca, l'Università di Messina, tirar su uno studente con difficoltà iniziale è più complicato dell'Università di Milano, che si seleziona i migliori, è più complicato del Politecnico di Torino, che si seleziona i migliori. Ma la distribuzione delle risorse, del successo, delle performance, come chiamano al governo, vanno a vedere esattamente questi grafici qui, la durata media degli studi. È ovvio che quelle università più, come dire, che prendono ragazzi più dotati sono più veloci. Ok, questo è qui. Possiamo evitarci tutto questo. Ok. Vedete, anche qui i passaggi. Invece è curioso questo, anche qui curioso, per dire. Il passaggio dalla triennale alla magistrale è molto più alto al sud che al centro-nord. Ovviamente. Un nostro studente, Francesco lo sa quando lo so io, quando finisce la triennale, l'unica prospettiva che ha da noi è quella di continuare a studiare. E non c'è una laurea successiva alla magistrale, altrimenti farebbe pure quello, tant'è che da noi fanno... Ai corsi di dottorato ci arrivano 80-100 persone, mentre altrove arrivano per numeri molto più bassi. Che naturalmente studiare, perché le prospettive non sono granché incoraggianti nel resto del mercato del lavoro, e quindi stanno lì. Okay. Va bene, fuori corso, adesso qui mi fermo sulle ultime due cose e finisco. Ecco qua, questa è la media italiana dei fuori corso. Il Sud, queste tutte le università del Sud, tutte prima. Non c'è una sola università del Sud che ha un numero di fuori corso inferiore alla media nazionale. Nessuno. La media italiana è 42%, 41% e rotte. Quelle del Sud sono sempre... Catania è qui. Catania è la quarta nel paese in termini... Dopo Aquila, Basilicata, c'è Catania, la terza, Catania. E anche la nostra Calabria, vedete, Francesca, intorno al 51%. Qui è Pisa, ma non è Pisa, è sbagliato. Palermo è molto alta, vedete... Core più bassa. Quindi tutti, ne ho messo alcune del centro-nord qua, vedete, qua c'è Padova, Torino, Milano, tutti a scendere. Okay. Noi siamo sempre oltre la media. Questi sono gli studenti fuori corso. Vedete, gli studenti che si laureano invece in tempo, corso di della laurea è 3 anni, legale 3 anni. Allora, la media italiana è qui. Ecco qua, la media italiana è qui. Qui c'è Milano... 45% si laurea in tempo, 44% a Bologna si laurea in tempo, 43% a Torino, 33% in Italia. Tutto il Sud è tutto a destra. Tutto il Sud. Non c'è un ateneo del Sud che laurea superiore alla media italiana in termini di durata legale. Catania è l'ultima. Siamo al 12-13%. Quindi problemi ci sono. Questi invece sono i tassi di abbandono, anche qui, sempre la stessa storia. Le università meridionali sono tutte a sinistra della media italiana, quelle del nord sono tutte a destra, Queste sono università che hanno tasso di abbandono altissimo, soprattutto nel primo anno. Okay? Quindi sono più veloci al sud, sono più veloci al nord e meno veloci al sud, le cause, come possibile immaginabile, sono diverse, ma tutto questo purtroppo la politica non ne tiene conto. Grazie. Grazie Mimmo. Gli elementi offertici nelle due relazioni sono di analisi tante e molto preoccupanti, un quadro molto preoccupante.